oggi stiamo vedendo i tre dantienne e la relazione che c'è tra l'uno e l'altro. Allora, quindi distinguiamo da il dantien superiore, il dantien mediano e il dantien basso. La congiunzione tra questi qui, tre, è data da quello che si chiama l'asse centrale. Nei testi classici è definito equilibrio centrale, lo Zundin. Bene, ed è importante capire questo. Sebbene qui abbiamo la testa, qui abbiamo il bacino, qui abbiamo il torace, quest'asse non corrisponde alla spina dorsale. Per cui, per avere una corretta attivazione, innanzitutto è importante che io separi il mio asse centrale dalla spina dorsale. Questo lo otteniamo rilassando la schiena. Ora, abbiamo già visto altre volte che il nostro serbatoio principale è il dantien basso. Il rapporto tra il dantien basso e il dantien alto lo abbiamo definito come il... come sarebbe? Tac, facciamo che così, vabbè, come il rapporto che ci può essere tra le due carrucole di un arco compound. Per cui ambe due devono essere attivate perché il sistema funzioni. E abbiamo definito in questa zona qui, nella zona lombare, quello che è il min meng qui, che è cosa fosse il ten di catena. Quando ho queste due funzioni attivate, il sistema è in grado di funzionare. Il dantien mediano si trova qui. E mentre noi qui abbiamo la possibilità di un'attivazione con una specie di organismo, come se fosse un organo meccanico, muovendo il coccige, tirando sulla testa. Qui in realtà abbiamo qualcosa di diverso, perché si trova a metà. Questo ci fa capire che mentre il dantien alto e il dantien basso sono relazionati tra loro per gerarchicamente per definire movimenti di alzo, abbasso, il dantien mediano invece ha a che fare più che altro con il discorso di espando, chiudo. Bene, con gli esercizi che abbiamo fatto oggi.